Hai mai pensato di dipingere ad acquerello una zucca di Halloween spaventosa ed illuminata come questa? Nel video di oggi ti spiego tutti i passaggi per realizzarla anche tu, con pochi colori, in modo semplice ma di grande effetto, e potrai usarla poi per decorare la tua casa in occasione della festa più spaventosa dell'anno, ma anche per esercitarti con la tecnica dell'acquerello. Ciao, sono Ilaria, sono un'artista e una storica dell'arte e se sei nuovo ti do il benvenuto sul mio canale. Qui parliamo di arte, illustrazione e materiali artistici. Se questi temi ti interessano, clicca sul pulsante iscriviti e sulla campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Partiamo con i materiali necessari per realizzare questa zucca, che troverai anche elencati nella descrizione del video, quella che si trova proprio sotto al video. Ho usato la carta Arch Waterford 100% cotone, ma tu puoi usare un'altra carta per acquerello che hai a disposizione. Il formato del mio foglio è la 5, quindi 15x21 cm, dove ho disegnato con una matita HB che poi ho alleggerito con la gomma pane, come mi vedi fare qui. La matita si fissa al foglio quando dipingi sopra quell'acquerello, quindi è bene alleggerirla se non vuoi che si veda. Ho fissato il foglio con del washi tape abbinato al soggetto. Queste però sono le manie di Ilaria, quindi tu usa pure un nastro di carta adesivo qualsiasi, ma fissalo il disegno, perché specialmente con il bagnato su bagnato la carta si imbarca un bel po' ed è importante avere il foglio fermo su una tavoletta di compensato come questa, oppure su un cartoncino rigido come quello che si trova nel retro degli album da disegno. Poi usa due contenitori di vetro con l'acqua, così da avere un secondo contenitore con un'acqua sempre pulita. Durante il video capirai perché. Poi un panno di stoffa o di carta assorbente e due pennelli, uno più grande e uno medio, entrambi a punta tonda. Adesso prepariamo i colori. Ho usato la palette di acquerelli della Gerstacker, che è una linea studio di cui ti parlerò in un altro video, che servirà per creare la luce, il giallo indiano, che è un giallo più scuro, e poi ho creato un violetto scuro unendo il rosso cremisi oppure il rosso scuro con il blu oltremare. E userò poi questo colore per le parti più scure. Ho creato anche un marrone dall'unione del rosso cadmio più giallo indiano e una punta di blu oltremare, che mi servirà per il picciolo della zucca e per le ombre. Come vedi sono colori molto autunnali, che ho usato anche per dipingere una foglia di acero in un altro video tutorial che ti lascio qui e in descrizione. Adesso con il pennello più grande bagno bene tutta la zucca, lasciando fuori il picciolo e i suoi riccioli. Passo anche sulla bocca e gli occhi, va bagnata ben bene in tutte le direzioni per poter fare un buon bagnato su bagnato, ma bisogna comunque fare attenzione a non esagerare con l'acqua. Poi prendo il pennello di medie dimensioni e ho usato quello della Da Vinci numero 6. Uso il giallo limone e lo metto soprattutto nella parte centrale della zucca e insisto sulla bocca e gli occhi, che saranno quelli che sprigioneranno luce. E poi continuo con il giallo indiano tutto intorno alla zucca, dandola piccoli tocchi ma non passando su occhi e bocca. Creo un arancione dalla mescolanza del giallo limone e il rosso cadmio, così che possa essere un arancione brillante e luminoso, e lo distribuisco lungo il profilo della zucca, entrando anche un po' all'interno, ma non andando nella parte centrale della zucca, sempre per non coprire l'effetto luce. Intanto tutti i colori si uniranno un po' tra loro grazie all'acqua, ma lo faranno in un modo molto morbido, e questa secondo me è la magia del bagnato su bagnato nell'acquerello, una delle cose che mi colpisce di più di questa tecnica. Per errore ho sbavato al di fuori del profilo della zucca, ma non ho tagliato questo pezzo di video per mostrarti che spesso gli errori nell'acquerello si possono recuperare se si interviene quasi subito. Infatti in questo caso con una stoffa asciutta ho subito rimosso il colore fuoriuscito dalla zucca, dal suo profilo, rimediando così all'errore. Con il marrone creato prima scurisco la zucca in alcuni punti, immaginando dove si trova il chiaroscuro, quindi cerca di immaginare sempre una fonte di luce per capire dove sono le ombre.
In alcuni punti metto il rosso cadmio puro per dare vivacità al soggetto e continuo a lavorarla finché il risultato non mi soddisfa. Con la zucca ancora bagnata posso inclinare la tavoletta in varie direzioni per far unire ancora più colori tra loro ed avere così delle sfumature più omogenee. Poi si passa all'asciugatura, aspettando o che si asciughi naturalmente, e vabbè, ci vuole più tempo, oppure si può usare un phon per capelli per fare un po' più in fretta. Una volta asciutta continuo a lavorare la mia zucca con il bagnato su asciutto, quindi non abbiamo più quella superficie tutta bagnata ma è asciutto, definendo i suoi spicchi, sfumando il marrone per le parti più in ombra e poi lo metto anche tra uno spicchio e l'altro e andando a scalare la sfumatura con l'arancione e qualche tocco di rosso. Decido anche di dare una base a questa zucca sfumando tutti i colori che ho usato fino ad ora e unendo anche qualche tocco di viola, ma se tu preferisci puoi lasciare la zucca come soggetto singolo senza uno sfondo. Con il pennello pulito ma bagnato rimuovo il colore in alcuni punti creando delle lumeggiature per dare ancora più l'effetto zucca accesa dall'interno. Creare le lumeggiature è una cosa molto importante nell'acquarello perché è come se ci fossero proprio dei punti più illuminati e questo è molto importante per la composizione in generale. Con la punta di un pennello magari già un po' rovinato e bagnato di acqua pulita, gratto delicatamente il centro degli occhi e della bocca per far emergere un po' il bianco della carta e asciugo subito con un panno pulito e asciutto oppure una carta assorbente. Così avrai proprio la sensazione che la zucca si accende perché emerge il bianco al centro del giallo. Perché dico un pennello un po' rovinato? Perché questa operazione può rovinare la punta di un pennello nuovo, quindi meglio usarne uno che, non so, è già un po' spilucchiato nella sua punta. Con il marrone e un po' di viola dipingo il picciolo della zucca e proseguo ad approfondire alcune zone più in ombra. Devo dire che la zucca è uno dei soggetti che più mi piace dipingere in questo periodo, ma non solo in questo periodo, ho un debole per Halloween e per i suoi soggetti spooky e ho in mente di realizzare un altro video tutorial molto sfizioso su questo tema sul mio canale, quindi non dimenticare di iscriverti e cliccare sulla campanella delle notifiche se non vuoi perderlo. Mi stai vedendo lavorare tanto sulle ombre, ma volendo potevo fermarmi anche prima e lasciare la zucca com'era. Però mi piaceva mostrarti quanto si può continuare ad approfondire questo soggetto aggiungendo altre ombre se lo si vuole. Ho anche usato delle matite acquarellabili, una di un marrone scuro e una viola, per accentuare ancora più le ombre. Sì, lo so, sono fissata con le ombre, però questo non è un passaggio fondamentale. Ho sparso anche un po' di, diciamo, coriandoli, dipingendoli con la punta del pennello, usando tutti i colori che ho creato per dare uno sfondo semplice e un po' giocoso alla mia zucca. Infine, con il giallo limone molto diluito, una volta che tutto è ben asciutto, ho creato un ulteriore alone di luce intorno alla zucca. Ma ripeto, avrei potuto lasciare anche la mia zucca così, come soggetto singolo. Potresti metterla in una cornice e usarla come decorazione temporanea nel tuo Halloween? Sicuramente spaventeresti i tuoi visitatori di Dolcetto Scherzetto. Spero che il mio video tutorial ti sia piaciuto e se lo proverai taggami su Instagram o se ti va mandami il tuo lavoro in direct su Instagram e lo vedo molto volentieri. Se hai qualsiasi dubbio scrivimi nei commenti e fammi sapere se proverai questo tutorial. Lasciami un like se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per sostenermi e per non perdere i prossimi tutorial. E visto che hai la palette già pronta con questi colori autunnali, ti invito a vedere subito quest'altro video tutorial su come dipingere una foglia ad acquerello tutta con i colori dell'autunno. Io ti mando un grande saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!